La Juve nel destino e l'Umbria negli esordi. Diego Stramaccioni, difensore della Juventus Under 23, nelle 5 curiosità di Juventus News 24. Un incipit tutto umbro. È il Perugia il trampolino di lancio di Stramaccioni. Qui si mette in mostra soprattutto in Under 17 e Primavera, prima del salto tra i grandi. La prima avventura del classe 2001 lo porta al Cannara, in Serie D, nella stagione 2019-2020. 20 presenze e un assist come biglietto da visita per i professionisti. Serie C, arrivo. Nella stagione successiva, 2020-2021, la sua prima tra i professionisti, Stramaccioni la gioca con la maglia della Vispesa. Grande continuità di prestazioni e crescita come minimo comune denominatore nelle 30 presenze totali, impreziosite da un gol, scherzo del destino, proprio contro il suo Perugia. La Vispesa lo pareggia con il numero 3, Stramaccioni. Sì, sono molto molto contento per il gol, dispiace per il risultato. La Juventus anticipa tutti. Il 2 ottobre 2020, dopo pochi mesi dal suo arrivo alla Vispesaro, la Juventus lo acquista a titolo definitivo, lasciandolo poi in prestito, l'anno successivo, nelle Marche. Il primo assaggio bianconero a distanza. Il destino rincorre Stramaccioni anche in questo caso. Seppur a distanza, il classe 2001 ha già un contatto con il mondo Juventus. Il suo primo allenatore alla Vispesaro, infatti, e Giuseppe Galderisi, bianconero dal 1980 al 1983, con il quale condivide i suoi primi mesi prima dell'esonero dell'allenatore, arrivato il 3 novembre. Emozione pura. Ma come è stata vissuta la chiamata della Juventus da parte di Stramaccioni? A rivelarlo è lo stesso difensore, in un'intervista al Resto del Carlino. Inizialmente spiazzante, poi una gioia immensa. Dopodiché prese spazio solo la consapevolezza che dovevo dare molto di più in campo. Diego Stramaccioni, carisma, intelligenza e mentalità vincente. Diteci con un commento cosa ne pensate del difensore della Juventus Under 23 e iscrivetevi al canale.